Avvocato Maurizio Danza, qui da Bari è partita una polemica che è diventata di fatto nazionale perché alcuni infermieri del Policlinico di Bari, quindi dipendenti pubblici, sono stati tra virgolette beccati ad esercitare una seconda privata professione senza alcun tipo di regolamentazione. La domanda che le poniamo è proprio questo: può un dipendente pubblico, in questo caso un infermiere, fare questo tipo di attività? Se sì, in che modo? Se no, perché? Allora, guardi, sullo specifico non vorrei entrare perché la magistratura, ovviamente c'è il segreto istruttorio, il procedimento pende, quindi c'è una valutazione che il giudice penale farà sullo specifico. Le posso dare una risposta in via generale. In via generale, benché ci sia un quadro di sistema che riguardi l'unicità del rapporto di lavoro, le professioni, tra cui la professione infermieristica, ma come quella medica, in realtà possono svolgere delle attività. Questo in via generale, per dare delle indicazioni. Si possono svolgere delle attività che l'importante non siano delle attività professionali, che non siano delle attività continuative, ma che siano occasionali. In che modo? Perché questo è un alcune po'. Alcune di queste attività possono essere in qualche modo autorizzate, altre sono. Dipende se sono attività, ad esempio, assolutamente diverse da quelle che vengono svolte all'interno del rapporto di lavoro. L'infermiera è un'attività specifica e quindi sulla base del principio di esclusività, molte attività che fa all'interno non le può fare, però se fa svolge delle attività di tipo sperimentali all'interno di laboratori, è una evoluzione recente relativa ai codici bianchi all'interno dei pronti soccorso dove non occorre l'opera del medico, ci sono delle aree assolute di liceità dello svolgimento della professione riconosciute anche da alcune sentenze del TAR. Senza entrare nel merito, il fatto che un infermiere di un dipendente pubblico, quindi in questo caso del Policlinico di Bari, sia del reparto di emofilia, quindi faccia quello, nel senso faccia prelievi, faccia analisi di quel tipo, e fuori invece effettua ugualmente prelievi, indipendentemente dal centro accreditato se lo faccia personalmente, può di base essere fatta questa attività che di fatto coincide con quella dell'attività pubblica? Se c'è una valutazione, intanto va fatta di conflitto di interessi, perché andrebbe anche fatta quella, perché questo vale per l'infermiere ma vale anche per tutto un altro tipo di professioni all'interno della pubblica amministrazione e dipendenti. Il conflitto di interesse genera anche un danno alla pubblica amministrazione, quindi in realtà già fare le stesse cose che farebbe all'interno del servizio sanitario, questo sicuramente. Pur facendole extra orario di lavoro, pur facendole con strumenti che non siano quelli dell'ospedale. Sì, però il dipendente pubblico ha il vincolo di esclusività, che è un vincolo che già è nel testo unico 165, già dal 1957 addirittura, ma che è ribadito nella specifica norma di sistema della sanità, quindi quello sicuramente no. In conclusione, lei è un esperto del settore, c'è la possibilità di arrivare a fare per gli infermieri quello che si è fatto per i medici, per creare un'attività di intramenia rispetto agli infermieri di famiglia come il medico di famiglia? La prospettiva è interessante, secondo me pian piano, con tante difficoltà, la figura infermieristica viaggia su quell'obiettivo, ed è un obiettivo che prima o poi verrà raggiunto. Io l'ho citato un riconoscimento recente che è avvenuto da parte del TAR Lazio, che è il See and Treat, importantissimo perché della fine del 2016 di ottobre ha sostanzialmente resistito rispetto al ricorso fatto dall'Ordine dei Medici, ha garantito i codici bianchi, cioè la possibilità degli infermieri in via sperimentale, era il caso, riguardava l'ASL RMC di Roma, ma si è avuto in tutta Italia, la possibilità di svolgere delle attività non in competizione ma su diversi settori che sono in qualche modo professioni sanitarie, non mediche, ma sono professioni infermieristiche.